amerai per il resto della mia vita. No, ti amerò per il resto della mia. Fenomenon. Signorina, c'è la promozione Omnitel autunno a metà. Chi si abbona dal 16 settembre al 3 novembre risparmia il 50%. Sulle telefonate che costano di più, quelle di giorno, fino a fine anno. E se sceglie un abbonamento Gold o New Business Time, può avere il nuovissimo GSM Nokia 8110 Omnitel ad un prezzo eccezionale. Visto che design? Mi avete convinto. Jerry è tua moglie. Tesoro, mi sento solo. Non c'è un'anima. Dalla linea Bref, Bref Professional Multiuso, imbattibile sui vetri. E grazie al suo erogatore a spruzzo addensato, vince anche sullo sporco più difficile. Per un pulito perfetto, Bref Professional, professionista del pulito. Non è il diavolo che tenta gli uomini, è il parmigiano reggiano, il grande mito italiano. Buona televisione. Voi la guardate al buio con una luce accesa, perché seguite questo test di affaticamento degli occhi. Con questa sequenza di immagini vicine e lontane si è testato che guardando la TV in una stanza mal illuminata la capacità di messa a fuoco può diminuire progressivamente. Ecco perché è nato Salva la Vista Beghelli, per aiutarvi a non affaticare la vista. È un dispositivo elettronico a luce giallo-ambra. Basta appoggiarlo sulla TV, si accende e si spegne col telecomando o manualmente. Salva la Vista, una sicurezza in più per i vostri occhi e per quelli dei vostri bambini. Due anni fa sono stata violentata dal patrigno della mia più cara amica. Col matrimonio, Jennifer credeva di lasciarsi alle spalle un incubo. Lei è Christopher Gallagher? Sì. Polizia. Serve aiuto? È in arresto. Scusi, per cosa? Violazione di domicilio e stupro. Si volta. Spesso, però, gli incubi ritornano. Quella bambina è sua figlia. Insomma, che padre potrà essere se non vuole nemmeno vederlo? È meglio che lei stia lontano. Donne al bivio. Uno sconosciuto accanto a me. Prima visione TV, mercoledì 20:50, Rai 1. E subito dopo il film, Donne al bivio dossier. Vi aspetto per raccontarvi una storia naturalmente vera. Inventori d'Italia. Riprendono le selezioni per la nuovissima edizione dei Cervelloni, riservata a tutti gli inventori, donne, uomini e ragazzi di qualsiasi età. Se ci tenete a mostrare le vostre invenzioni, telefonate subito allo 06 36 82 20 49. Tutto ebbe inizio quando un esperimento sul viaggio temporale che stavo conducendo finì in modo strano. Nello spazio dell'orologio cosmico mi sono offerto all'aeronautica per un test che da solo non avrei mai superato. Fortunatamente quasi sempre ho un aiuto vicino a me. Si chiama Al, ma lui è un ologramma, quindi materialmente non può far nulla per me. Comunque, eccomi qui, che rimbalzo nel tempo, sistemando le cose che non vanno per il verso giusto. Una specie di sceriffo che viaggia in compagnia del suo assistente e che assume sembianze diverse. Oh, mamma! Sapete,
Benvenuti a TG1 della notte, vi anticipo subito i titoli di questa edizione che andrà in onda tra due minuti. Nessuno schiaffo alle procure, non c'è uno scontro tra poteri di Stato. Flick al TG1 ridimensiona la polemica sulle richieste di informazioni ai procuratori generali di Milano e La Spezia. Vanno modificate le tasse sulla casa e l'aumento delle rendite catastali. Questa è l'indicazione del vertice di maggioranza. I sindacati pronti alla mobilitazione. Continua il braccio di ferro con i farmacisti privati. Il Papa esce oggi dall'ospedale, sono buone le sue condizioni di salute e ora lo aspetta un periodo di riposo. Fa discutere in Belgio la ricusazione della Corte di Cassazione del giudice che doveva processare la banda di pedofili. Avrebbe partecipato ad una cena con i genitori delle bambine uccise. Dunque nel TG1 parleremo di queste e anche di altre notizie, tra cui anche del sequestro di un floppy disk nel quale un anonimo afferma di essere la persona che ha collocato la microspia nello studio di Berlusconi. Il floppy disk è stato recapitato all'agenzia di stampa DN Cronos. Dunque ci vediamo tra due minuti, subito dopo la pubblicità. Non mancate. Sedicesimi di finale della Coppa UEFA. Partite di andata. L'Inter di Hodgson contro gli austriaci del Graz. In diretta dallo stadio Meazza di Milano, martedì ore 20:40, Rai 1. Inventori d'Italia. Riprendono le selezioni per la nuovissima edizione dei Cervelloni, riservata a tutti gli inventori, donne, uomini e ragazzi di qualsiasi età. Se ci tenete a mostrare le vostre invenzioni, telefonate subito allo 06 36 82 20 49. C'è una doppia mano in questo delitto. Lui ha sparato 5 volte. Alle spalle di Farouk. Bugiarda! Primi anni 60, un triangolo amoroso nel mondo della dolce vita. Lei, Lerbe Bari, donna dalle forti passioni, bellissima. Lui, Josef, il marito, infedele ma sempre innamorato. L'altro, Farouk, giovane, ricchissimo, amante di Claire e di tante altre donne. Tutti egiziani fuggiti dal loro paese per paura della rivoluzione. La sera del 18 gennaio 64, 5 colpi di pistola. Farouk è assassinato. Un giallo appassionante. Oggi è un bellissimo film. Lo vedremo insieme e chiederemo ancora una volta a voi da casa, a noi in studio, colpevoli o innocenti? I grandi processi. Il caso Bebau. Venerdì 20:50, Rai 1. Gli elettrodomestici non sono dettagli. Buongiorno, eccellenza. Buongiorno. Qualcosa non va? No, è che oggi sarebbe il mio compleanno. Ah, auguri! E quanti anni? Occhi e croce, 2000. Complimenti, io al massimo gliene davo 1008, 1009, to. E non è contento? Sì, è che mi aspettavo una telefonatina, una festicciola. Avevo saputo prima che chiamavo Sant'Onore. Chi è? Quello della torta? Però posso offrirle un caffè? Magari qualcosa di speciale, vista l'occasione. Lavazza qualità oro. Magari. Bello, caldo, profumato. Sì, eccolo là. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Una bella sorpresa, un caffè di classe, non so proprio come sdebitarmi. Ma le pare, Pietro, ci mancherebbe. A proposito, quella nuvoletta vista mare, ci terrei.
Benvenuti al TG1 di martedì 15 ottobre. Sono parole del ministro della giustizia Giovanni Maria Flick. Non ho voluto dare uno schiaffo alle procure. Non c'è uno scontro fra magistratura e politica. In un'intervista al nostro telegiornale Flick ridimensiona la polemica nata dalle richieste di informazioni ai procuratori generali di Milano e di La Spezia sulle recenti esternazioni del pool Mani Pulite e sulle modalità delle acquisizioni delle intercettazioni ambientali. Del caso Flick ne ha parlato al Quirinale con il presidente Scalfaro e subito dopo con il presidente del Consiglio Prodi. Intanto dalla Spezia si è appreso che è stata aperta un'inchiesta sulla fuga di notizie, ma sentiamo i passaggi più importanti delle dichiarazioni di Flick al TG1. Ministro Flick, il suo intervento è stato letto come uno schiaffo al pool, come un duro scontro tra ministro e procura di Milano. Nessuno scontro e nessuno schiaffo, una richiesta doverosa di notizie per sapere cosa sta succedendo, o in particolare cosa è stato dichiarato a Milano. Mi pare che i destinatari di questa richiesta, nemmeno loro, ci hanno visto uno schiaffo. Il pool lamenta di non avere più il sostegno di prima. I politici, ha detto qualche magistrato, non hanno la volontà di combattere la corruzione. Senta, io non da ora vado dicendo, ma con me molti altri, che la politica deve fare quel famoso passo in avanti e non deve essere la magistratura a fare passo indietro. Credo però che quel passo in avanti debba decidere la politica come farlo, fermo restando che la critica e le valutazioni di tutti, compresi dei magistrati, sono più che lecite. E secondo lei si sta facendo questo passo in avanti? Per quanto mi concerne mi pare proprio di sì, ma non solo per quanto concerne me, per quanto concerne una presa di coscienza generale del problema della corruzione, della necessità di affrontarlo radicalmente e non solo sul fronte della repressione. Eppure sempre qualche magistrato chiama in causa il governo, dice non si dà attuazione alle leggi, alla legge Merloni sugli appalti, quella sulla trasparenza degli appalti, ma si pensa ad esempio ad abolire l'abuso d'ufficio o il falso in bilancio. Ma senta, il governo non ha mai pensato ad abolire il falso in bilancio, è contrario ad abolirlo e non c'è nessuna iniziativa di questo genere. Anzi, semmai c'è bisogno di rafforzare quella norma perché abbiamo un gran bisogno di trasparenza. Per quanto riguarda l'abuso d'ufficio, il governo prende atto di ciò che decide il Parlamento, pur condividendolo, e attende le decisioni della Corte Costituzionale. Parliamo delle intercettazioni di La Spezia, le polemiche tra il pool e la Guardia di Finanza. Lei sospetta qualche manovra poco chiara? No. Io prendo atto che nell'opinione pubblica vi sono delle perplessità, del disorientamento dovuto alla divulgazione di intercettazioni, alcune delle quali sembra neppure depositate, e ho chiesto di sapere che cosa sta capitando. Oltretutto credo che sia opportuno chiedere notizie sia a Milano che a La Spezia, proprio perché qualcuno nella stampa, nell'opinione pubblica, negli stessi protagonisti ha posto dei collegamenti fra le due vicende. Ma è in atto uno scontro tra poteri dello Stato? Non mi pare proprio, anzi mi sembra che nonostante le tensioni della polemica si continui a parlare e questo mi sembra già molto positivo. E c'è un nuovo giallo nella vicenda della microspia trovata nell'ufficio romano del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Poche ore fa la Digos ha sequestrato presso la sede dell'agenzia di stampa DN Kronos un floppy disk da computer nel quale un anonimo afferma di aver collocato la microspia. L'anonimo si definisce un appassionato di elettronica e aggiunge di aver realizzato la microspia su commissione di un deputato del Lazio 40 giorni fa. L'anonimo ora dice anche di temere per la propria incolumità, cose ovviamente tutte da verificare. Ora il floppy disk è stato consegnato alla Procura di Roma e ieri i legali di Berlusconi avevano presentato denuncia senza però ancora consegnare la microspia. Maggioranza compatta sulla finanziaria. In un vertice a Palazzo Chigi è stato deciso che verranno presentati pochi e mirati emendamenti per alcune modifiche come la tassa sulla casa, modifiche che non comporteranno comunque un'alterazione dell'entità della manovra. Anche Rifondazione Comunista ha dato il via libera alla finanziaria, mentre il Polo, Forza Italia, ha tenuto a proposito una manifestazione a Roma, insiste a dire che la finanziaria va radicalmente cambiata. Abbiamo preso l'impegno a portare queste modifiche come maggioranza, non ognuno per conto suo, ma come maggioranza che si presenterà forte, blindata e sufficientemente determinata. E in realtà si tratta di una specie di trasfusione di sangue, una colossale trasfusione di sangue. Continuano a svenarci senza risolvere i problemi del Paese. La finanziaria per il 97 varata dal governo sostanzialmente soddisfa il sindacato, che però chiede alcune modifiche. La manovra, dicono CGIL e CISL e UIL, dovrà confermare la lotta all'inflazione, l'equità fiscale e la giustizia fiscale.
Ci sono tre punti importantissimi che hanno tutto il nostro dissenso: l'intervento sulla casa, l'incertezza sulla questione dell'IRPEF che è pagata dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, e non c'è nessun provvedimento che applichi l'accordo sull'occupazione. Abbiamo apprezzato la parte relativa alla spesa previdenziale e sanitaria, visto che il governo ha deciso su nostra richiesta di non intervenire su quei capitoli, vorremmo che gli stessi tratti di equità valessero anche per il resto, per il lavoro e per il fisco. Se il governo non risponderà, non c'è dubbio, noi abbiamo già previsto la mobilitazione dei lavoratori, perché sono cose rilevantissime ed importantissime. E parliamo della protesta dei farmacisti contro i tagli previsti dalla finanziaria. Sospendono l'assistenza farmaceutica diretta dal 28 ottobre. Bisognerà pagare le medicine, che saranno rimborsate solo dopo un lungo iter dal Servizio Sanitario Nazionale. Tanti naturalmente i disagi per i cittadini. Il ministro della Sanità Rosi Bindi contro la protesta dei farmacisti. Il nostro inviato. L'hanno definita la guerra dei farmaci. I farmacisti minacciano di far pagare tutti i medicinali ai cittadini, anche quelli gratuiti, per protestare contro i tagli della finanziaria, mentre il presidente di Farmindustria, Federico Nazzari, presente a Rimini alle giornate del Pio Manzù, parla di crisi dell'industria farmaceutica italiana. 9.000 posti di lavoro tagliati negli ultimi 3 anni, 1.000 attualmente a rischio, e sulla questione farmacisti dice: non devo dare giudizi sulla protesta dei farmacisti, di cui posso capire le ragioni. Credo di poter dire che forse questa protesta, nei modi in cui si sta manifestando, si sarebbe potuta evitare, ma questa è una mia interpretazione naturalmente, se le misure che sono nella finanziaria fossero state discusse prima con i farmacisti e si fosse utilizzato un sistema di concertazione piuttosto che un'imposizione dall'alto, insomma, ecco. Potevano esserci altri modi, ecco. Se crolla anche il mercato dei farmacisti, ne risente anche la farmindustria, siete molto collegati in questo? Beh, la farmacia è l'anello finale della distribuzione dei farmaci, evidentemente, quindi questo anello bisogna che funzioni. E il sistema distributivo italiano, quello garantito dalle farmacie, è veramente molto capillare, molto efficiente. Quindi io mi auguro che non crolli, evidentemente. Secondo Nazzari c'è da rivedere sia il sistema dei prezzi, quelli italiani sarebbero più bassi della media europea del 32%, sia il sistema dei ticket. Minori ricavi per il mondo dell'industria significa anche minore ricerca, e c'è il rischio, ha detto, che l'Italia diventi solo un paese di consumatori di farmaci e non anche di produttori. Disagi oggi per chi deve viaggiare in aereo. È stato confermato lo sciopero nazionale di 24 ore del personale aeroportuale addetto ai servizi a terra di CGIL e CISL e UIL. Sono comunque garantiti i voli per le isole e quelli compresi tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. L'Italia, per ridurre il disagio dei passeggeri, utilizzerà tutto il suo personale di terra, compresi i dirigenti. Ultima notte al Gemelli per Giovanni Paolo II, che nel pomeriggio uscirà dal Policlinico Romano. Il terzo bollettino medico conferma le buone condizioni del Papa e il positivo andamento del decorso post-operatorio. A 8 giorni dall'operazione, Giovanni Paolo II lascerà nel pomeriggio il Policlinico Gemelli. La conferma nel bollettino, il terzo, diffuso ieri mattina. Lo confermano anche i medici, che in serata lasciano trapelare un tutto è a posto e il Papa può davvero uscire. Dunque questa mattina via i punti durante la consueta visita medica. Ancora una volta sarà il professor Crocitti ad intervenire. Poi il Papa avrà alcune ore tutte a sua disposizione. I bambini della porta accanto, ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica, attendono la visita del Papa, così come il piccolo Ramon, che al Papa ha dedicato una poesia. Giovanni Paolo II vedrà anche le suore di Maria Bambina, che lo hanno assistito durante i giorni della degenza. Ieri sera nuova visita dei Monsignori Giovanni Battista Re, sostituto alla Segreteria di Stato, e Monsignor Jean-Louis Tolan, ministro degli esteri del Papa. E piccolo fuori programma di Wojtyła, a dimostrazione delle sue buone condizioni. Verso le 20 è sceso a pregare nella cappella del secondo piano del Policlinico Gemelli. Ovviamente non è stato possibile filmare, ma questa discesa del Papa conferma l'ottimismo e la piena ripresa delle attività di Karol Wojtyła. Un vero e proprio colpo di scena al processo a Brescia sul presunto complotto contro Di Pietro. Salamone, che sostiene l'accusa, invitato a farsi da parte dal suo stesso procuratore, che ritiene incompatibile la sua posizione, visto che Di Pietro a suo tempo indagò sul fratello, l'imprenditore Filippo Salamone. Ma il processo per ora va avanti. La
Avremmo dovuto avere un servizio, forse non è ancora arrivato, scusate un momento. Va bene. Un attimino. Dunque c'è un piccolo problema tecnico, ve lo proporremo più tardi. Continuiamo con il nostro giornale. Si allunga a Milano la lista degli indagati nell'inchiesta sulle sponsorizzazioni TV sotto inchiesta. Sono ora anche Massimo Boldi e Gianfranco D'Angelo che, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia, sono stati interrogati in una caserma della Guardia di Finanza. A entrambi verrebbero contestate fatture emesse tra il 91 e il 95. Boldi per oltre 1 miliardo, D'Angelo per alcune centinaia di milioni. Il nuovo pentito della mafia, Francesco Di Carlo, ha chiamato in causa pesantemente l'attuale presidente della Regione Sicilia, Giuseppe Provenzano, di Forza Italia. Secondo il pentito sarebbe implicato nel riciclaggio di denaro sporco. Il presidente della Regione Sicilia in una nota sostiene che le accuse di Di Carlo sono un infame menzogno. E parliamo di un altro argomento. Sono molte le novità presentate al 45esimo congresso internazionale di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica organizzato dall'Università di Perugia. Dall'America il lift facciale endoscopico. Il nostro inviato. L'uso dell'endoscopio in chirurgia estetica è recente. I primi a servirsene negli interventi di lift facciale sono stati due americani, il professor Nye di Atlanta e il professor Iss di Pasadena. Questa tecnica rivoluziona, in un certo senso, i canoni della chirurgia plastica tradizionale, più sofisticata e sotto certi aspetti più perfetta. Chi opera vede attraverso il monitor, a differenza della chirurgia tradizionale, dove il chirurgo vede tutto. In Italia il Lift Face Endoscopic sta trovando consensi anche tra i nomi più rappresentativi della chirurgia tradizionale. Questo tipo di chirurgia ha un particolare, che è il particolare più importante, cioè dà meno cicatrici. Cioè si può fare un certo tipo di chirurgia sulla faccia non creando le cicatrici che eravamo costretti a fare con un facelifting normale. Che cosa risolve questo tipo di chirurgia? Rughe frontali, corrugatore delle sopracciglia, il procero sarebbe il muscolo che sta a questo livello qui, e una caduta dello zigomo, allora noi possiamo fare questo tipo di chirurgia dove abbiamo il vantaggio di non creare cicatrici che non sono nascoste nei capelli. Queste sono esclusivamente nascoste nei capelli. Cosa importante è che la chirurgia plastica non è in grado di ridare a una donna di 60 anni, 30 anni, perché è una cosa che non è assolutamente vera. Proponiamo ora il servizio che prima non era pronto. Si è parlato di un colpo di scena al processo a Brescia sul presunto complotto contro Di Pietro. Salamone, che sostiene appunto l'accusa, è stato invitato a farsi da parte dal suo stesso procuratore, che ritiene incompatibile la sua posizione, visto che Di Pietro a suo tempo indagò sul fratello, l'imprenditore Filippo Salamone. Vediamo. Salamone è incompatibile con il processo, deve astenersi. Così Massimo Di Noia, l'avvocato di Di Pietro, abbandona l'aula e chiama in causa il procuratore capo bresciano Giancarlo Tarquini. Il procuratore capo ha detto che c'è incompatibilità e io non so quali siano oggi le ragioni per cui il dottor Salamone sia ancora in aula. Ancora Di Pietro dunque contro Salamone. Tarquini però cerca di smorzare i toni. L'incompatibilità precisa è solo formale, le indagini sono state corrette. Ho solo chiesto a Salamone se non fosse il caso di astenersi. Salamone ha risposto, rimane. Continuerà ad essere pubblico ministero con Silvio Bonfigli. Tarquini conferma. Lui ha espresso l'intenzione di continuare. Io mi limito semplicemente a prendere atto della risposta. Salamone rimane, ne prende atto Tarquini, il processo può continuare. Lui, il procuratore capo, non può sostituire Salamone perché non c'è grave inimicizia tra il pubblico ministero bresciano e Antonio Di Pietro. Soltanto la procura generale adesso può decidere se Salamone dovrà andarsene. In Belgio i giudici della Cassazione hanno deciso, è stato rimosso dall'incarico il giudice che finora si è occupato dell'inchiesta sulla banda di pedofili, accusato di non essere imparziale, ma la stessa inchiesta resta nelle mani del tribunale di Neufchâteau, una soluzione a metà, ma polemiche e la rabbia della gente per questa decisione non mancano. Una reazione annunciata ad una sentenza scontata. Non poteva fare altro la Corte di Cassazione belga di fronte alla domanda di ricusazione presentata dai legali di Dutroux, il mostro di Marcinelle.
Il giudice istruttore Jean-Marc Conrot aveva partecipato ad una cena di beneficenza con i genitori delle bambine uccise e la Corte gli ha tolto la titolarità delle indagini per parzialità. Una sentenza saggia, dice Julien Pierre, il legale di Dutroux, che salvaguardia l'applicazione della legge e tiene conto delle necessità pratiche dell'evoluzione dell'inchiesta. L'equivalente di uno sputo sulla tomba di Julie et Mélisse, risponde Gino Russo, il padre di due delle bambine uccise, che chiederà l'annullamento della sentenza della Corte. Incerto anche il ruolo del procuratore di Neufchâteau Bourlet, deciso ad andare fino in fondo in un caso che minaccia di coinvolgere politici e magistrati, che la Corte non ha ricusato ma che aveva minacciato le dimissioni dalla magistratura. E domenica a Bruxelles sono annunciate più di 100.000 persone per una manifestazione contro la pedofilia. Spostiamo in Medio Oriente, continua l'impegno personale del presidente di Israele Weizmann per rilanciare il dialogo con gli arabi dopo l'incontro avvenuto nei giorni scorsi con Arafat. È stata la volta del leader egiziano Mubarak. I colloqui si sono svolti al Cairo in un'atmosfera, come hanno definito entrambe le parti, distesa e serena. Intanto l'incontro previsto per oggi a Gerico tra Arafat e Re Hussein di Giordania, come ha reso noto la radio israeliana, potrebbe trasformarsi in un vertice a tre. Ad unirsi ai colloqui potrebbe essere il premier israeliano Netanyahu. Passiamo all'Afghanistan. I Taliban, i miliziani fondamentalisti, la cui avanzata dopo la conquista della capitale Kabul sembrava inarrestabile, ammettono ora le prime sconfitte sul piano militare. Gli ex studenti di teologia islamica hanno parlato di ritirata strategica fino alle porte di Kabul davanti ai guerriglieri del comandante Massoud, rimasti fedeli al fuggitivo presidente Rabbani. Spari sono echeggiati improvvisamente nella capitale subito dopo il tramonto, ma alla fine si è ristabilita la calma. Rimasto ucciso in combattimento uno dei principali comandanti dei Taliban, Abdul Ahad, e anche il ministro della difesa dei Taliban, Abdul Razak. Sarebbe stato catturato con oltre 400 dei suoi uomini dalle truppe di Massoud. È giunto a Roma per una visita ufficiale il presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Cornelio Sommaruga. Fitta la sua agenda, che prevede incontri con tutte le più alte cariche dello Stato, con l'obiettivo di sollecitare maggiori finanziamenti dell'Italia alla Croce Rossa Internazionale, che opera in ben 54 paesi, spesso in condizioni difficilissime. Dottor Sommaruga, a Kabul la situazione sembra che stia precipitando. Lì voi siete presenti come Croce Rossa Internazionale. Qual è il vostro lavoro oggi? Siamo presenti dall'87 e il lavoro con degli alti e bassi ci ha sempre portato ad occuparci di vittime del conflitto, le mine, i combattimenti.